Comunque io voglio dire questo, che sono molto contento di questi interventi, perché finalmente sento le persone che dicono con verità quello che pensano, ma questo è veramente utile per la Chiesa. Io sono Don Gioa, sono a Liciano Liconi. Io vorrei tanto sottolineare ciò che il nostro parroco di San Filippo diceva, perché quasi 14 anni fa ho preso il consiglio di un santo arcivescovo negli Stati Uniti, arcivescovo Fulton Sheen, che era molto importante in America, adesso anche servo di Dio, che ha detto centinaia e centinaia, perché ha dato i ritiri dappertutto negli Stati Uniti, che ha detto a centinaia di sacerdoti e vescovi di fare come lui ogni giorno un'ora santa in chiesa davanti al tabernacolo. E ho cominciato a fare quello, e vi dico sinceramente, fratelli, da quando ho cominciato a fare quello non ho sentito nessunissima solitudine, è una cosa spettacolare. E quando ho detto questo a alcuni sacerdoti che hanno diocesi che conosco, purtroppo con tutti gli impegni, tutti quanti mi hanno detto non ho tempo. E io ho detto a loro che se io non facessi quest'ora davanti al tabernacolo, al di là della messa, perfino al di là del breviario, io alla fine finisco di dare alla gente un povero prete che si chiama Don Joe, invece Gesù, perché io anch'io, come dico le parole a mercoledì, delle cenere, sei povero e tornerai povero. E più che mi rendo conto di quello, e vi dico anche che all'inizio di 14 anni fa era più difficile, perché la fede era più debole, ma pian pianino ho cominciato a capire veramente che non è soltanto una cosa sacra nel tabernacolo, ma la persona divina. Adesso guardate, io negli ultimi anni e la gioia, l'ora della mia giornata più importante che non potete immaginare, perché il rapporto, ci vuole tempo di avere il rapporto come abbiamo parlato qui con le persone, ma io vi dico, la mia esperienza è molto importante, prima di tutto di stabilire un rapporto personale con Gesù Eucaristico, e il resto segue. Se si cambia la priorità qui, guarda, si scombina tutto. Prima che il rapporto, perché è Gesù che ci ama più di tutti, è Gesù che soffre più per la nostra indifferenza e ingratitudine, più di tutti, e dimentichiamo così facile. Sapete che i santi parlavano di fare riparazione al cuore sacro di Gesù. Padre Pio diceva che Gesù soffrirà per i nostri peccati e indifferenza fino alla fine del mondo, perché è un mistero divino che non ci è passato al futuro. Così io vorrei tanto incoraggiarvi di fare come il nostro parroco diceva San Filippo, guardate, quell'ora santa per me ogni giorno, non potete immaginare, non ho sentito niente più solitudine, e poi con l'aiuto di Maria, cioè, poi di meditare spesso sulla passione, vedere quanto è sofferto per me, guarda per me, e tutto. Grazie. Sì, ma volevo poi riagganciarmi a quello che hai detto tu, perché anch'io penso che noi forse non ci si sta accorgendo che siamo in un cambiamento epocale. Ci sono state 5 o 6 volte nella storia anche di questo millennio in cui sono avvenuti. Io ho l'impressione che tutti, di fronte a questa crisi, che non è solo la crisi economica, non è solo la crisi del lavoro, anche se è tragica e metterebbe un lavoro a parte, ma è una crisi strutturale per cui sta minando al fondo questa società, e l'immagine della società che ci eravamo costruiti dagli anni 60 e che credevamo avesse una sua stabilità non tornerà più. Che cosa verrà? Io non lo so. Io sono un ottimista, so che il Signore prepara cieli nuovi e terra nuove, sono di visione lapidiana, so che alla fine tutto poi andrà verso la primavera, però io ho l'impressione che si debba proprio attraversare quel guado che era ricordato anche nel brano dell'Apocalisse di stamani. Ecco, perché?
perché c'è stata una distruzione delle realtà fondamentali costitutive anche della società in senso sociologico, secondo me irreversibile. La distruzione della persona, pensate al fenomeno della droga, che cosa ha portato, i generi, poi eccetera, la distruzione della famiglia. Cioè, certi valori che rimangono per noi sono fondamentali e su cui, pur anche con tanti tenamenti, si era basata la società di oggi, non lo so se tornano più. Allora io credo che noi dobbiamo avere delle antenne molto molto grandi, e prepararci a un nuovo che forse nessuno di noi sa immaginare, ma che poi Dio ci preparerà. Perché mica Dio è fuori di questa storia, mica Dio è fuori di questo mondo. Però io mi sto domandando anche proprio come pastore, ma cosa vorrà dirci il Signore con tutto questo? Ecco, quindi questo è un momento in cui essere svegli, non si può essere superficiali, ecco. Soltanto una piccola parola, che quando ascoltavo il nostro cardinale della questa crisi abbastanza profonda, quando si parla delle cose fondamentali della famiglia, che è la cellula fondamentale della società, ho letto da qualche parte di, proprio per questi tempi, delle persone abbastanza sante e sagge, che dobbiamo buttarci di capire che a questo punto che soltanto Dio può risolvere questa cosa qua, perché così i radici della società, i problemi di oggi, che veramente dobbiamo dire soltanto Dio può risolvere queste cose qua. E allora mi viene in mente, anche parlando anche di noi pastori e pastorali, ogni cosa, mi viene in mente quando era 7-8 anni fa, quando abbiamo fatto un anno sacerdotale per tutta la Chiesa, e mi viene in mente ciò che la Chiesa con il Papa ha proposto come modello per noi sacerdoti, il San Giovanni Vianney, curato d'Ars, e di vedere come lui, i suoi priorità di tempo, dove lui è venuto in una parrocchia che era bruciata, come parliamo, era molto difficile, Ars, quando è arrivato lui, molto difficile. E allora di guardare come ha fatto lui, e che priorità lui ha dato per ridare vita a quella piccola parrocchia, fino al punto che venivano a tutta la Francia per arrivare lì, che cosa ha fatto lui? Penso che non è per caso che era offerto questo modello per noi, il curato d'Ars. E legando a quello, vorrei di nuovo ribadire che quello che il Concilio Vaticano II ci ha detto, che ha riportato quella frase nel Catechismo, che la fonte e apice della vita cristiana è l'Eucaristia. E veramente dobbiamo qualche volta combattere di mantenere queste priorità. Perché non si prende questa forza di Dio come un computer che si mette dentro un programma già programmato. Come Madre Teresa di Calcutta diceva, la distanza più lunga non è girare tutto il mondo, ma i 40 centimetri dalla testa al cuore. Cioè dobbiamo veramente, per me, passare più tempo in ginocchio davanti al tabernacolo con Maria, che ci aiuta di adorare i beni. Così diventiamo veramente strumenti di Dio e non di noi stessi.